Buongiorno ragazzi, iniziato giugno, episodio 86, sono Giacomo e diventerò milionario in 7 anni. Ore 8:46, allora ieri vi avevo lasciato con delle idee che come al solito definivo geniali, definivo innovative eccetera eccetera, ovvero quello di rendere disponibile per gli utenti oro il resoconto di guadagni AdSense settimanali eccetera eccetera, perché effettivamente mi sembrava un'idea intelligente, no? Però poi quello è successo, come tutte le cose si è andata a scontrare con la dura realtà. E cosa intendo con la dura realtà? Cioè, ieri sera mi sono messo là a scrivere un articolo su questi fantomatici guadagni degli AdSense, affiliazioni eccetera eccetera, no? E niente, ho detto cavoli, che coglioni, cioè scrivere ogni settimana è veramente insensato, perché alla fine a me piace scrivere articoli che siano discorsivi, no? Con delle riflessioni eccetera eccetera. Fare una cosa così settimanale sui dei dati che bene o male sono sempre quelli e cambiare ogni volta perché non mi piace neanche ripetermi, è veramente, diventerebbe più una rottura di coglioni che una cosa piacevole da fare e da leggere. E di conseguenza ho un po' rivisto la mia posizione a riguardo del dare questo tipo di contenuti agli utenti oro, no? Perché effettivamente sono contenuti che pensavo fossero utili, però sì, sicuramente lo sono, non settimanalmente, magari mensilmente o bimestralmente sono assolutamente interessanti, però ogni settimana, anche perché cambiano di pochissimo, quindi non ha neanche senso continuare a produrli, anche perché appunto mi richiederebbe un sacco di energia e non mi darebbe nessuna soddisfazione, perché alla fine non è neanche il richiedere energia che mi dà noia, è il fatto che non mi danno soddisfazioni e quindi tirerebbero più indietro che tirare avanti. Di conseguenza sto valutando di non fare più questa cosa qua, perché non mi ci riconosco, però ieri ve l'avevo dichiarato e come ogni cosa dichiarata vi dichiaro anche il contrario. Alla fine vale cambiare idea perché non ti avevo ancora sbattuto la testa, e così capite anche voi che effettivamente si può fare proclami, si possono dire le cose e dopo quando le fai ti accorgi che erano delle stronzate incredibili e cambi idea, perché alla fine quello che interessa a me non è avere la verità in mano e quindi non dire però l'ho detto quindi devo farlo, l'ho detto, volevo farlo, non lo faccio, fa parte del percorso del capire, provare, sbagliare. Quindi questo è l'inizio dell'episodio di oggi. Cosa si darà agli utenti oro? In realtà adesso lo sto affinando sempre più, ma in realtà ce l'ho ben chiaro in testa. Per la newsletter, per gli utenti che si iscrivono alla newsletter, mi torna d'attualità il fatto di inviare delle frasi di Warren Buffett o di qualche altro investitore con delle mie riflessioni subito sotto. Perché questa cosa qua? Perché sulle prime ho detto che palle, c'è un'altra newsletter che manda frasi celebri e che puoi trovare dappertutto, no? In realtà la cosa interessante di tutto questo sono le mie riflessioni, perché se uno si iscrive per avere delle frasi, anche no, però se si iscrive, legge le frasi, legge le mie riflessioni e rimane interessato, colpito, cambia in qualche modo la giornata o la vita. Cambiare la vita è una parola grossa, però effettivamente magari qualche frase, qualche parola ti resta dentro per sempre, no? Quindi è un termine grosso, però ci può anche stare nel suo piccolo. E quindi se succede questo a una persona che legge la newsletter, ecco, quella è una persona che è diciamo tra virgolette convertita all'universo di diventerò milionario. Perché? Perché è presa da tutto questo percorso, no? Mentre dandole delle newsletter che sono dei meri numeri, solo dati eccetera eccetera, cosa vuoi, si guarda i numeri e ogni settimana sono uguali, da un po' si rompe i coglioni, dice vabbè vaffanculo e cambia lido, no? Quindi questa è stata la mia riflessione e antiriflessione nuovamente, perché ho cambiato idea 2 o 3 volte, però appunto come detto devo sbatterci la testa per arrivare a capire che quello che stavo facendo era non sensato. Comunque siccome ho abbracciato la
la visione del mondo di provare tutto prima di dire non funziona, prima di dire funziona, ho provato, ho sbagliato e quindi nel mio caso questa cosa non funziona, che non vuol dire che sia una cosa che, sbagliata o giusta in assoluto, però nel mio caso, per come la vedo io, per come voglio impostare il tutto, non funziona. Ma adesso andiamo un po' più a fondo a cercare di capire cosa vuol dire far funzionare l'universo e diventerò milionario, perché questo ha portato a dover fare una riflessione e alla fin fine dover capire e chiedersi, ok, ma qual è veramente il valore di tutto ciò? Perché un utente alla fine della fiera quello che interessa per la crescita del guadagno è gli utenti paganti, no? Come fare per far sì che un utente dica pago, ma sono contento di farlo, non pago perché devo, pago perché voglio, pago perché ho del valore in cambio che non posso trovare da altre parti, che sono contento di avere, sono contento di dare qualcosa in cambio. E questo valore in realtà non è nulla più e nulla meno di quello che sto già facendo, però un po' più focalizzato, no? Cosa vuol dire? Vuol dire scrivere articoli su crescita personale, riflessioni, spunti sulle cose che accadono, su materiali che trovo in giro. E anche e soprattutto una cosa che aumenterà nel futuro è esperienze personali su attività di impresa, di business, dato che sarà quello che farò, no? Da luglio non avrò più un lavoro dipendente, quindi dovrò inventarmi assolutamente un nuovo tipo di guadagno, no? Quindi sarà divertente per questo motivo qua, perché quello che farò lo documenterò, lo testerò su di me, quindi sarà un percorso di crescita personale mio, perché ho intenzione di fare delle scelte abbastanza radicali, ovviamente. Quindi saranno fare attività fisica, camminate, letture, riflessioni, scritture, eccetera, eccetera, in maniera veramente quotidiana, di modo da capire e anche poter dimostrare o confutare se queste cose veramente ti danno un boost nella vita, che passa anche per il mangiare sano, ovviamente, eccetera, eccetera. Però se facendo questa cosa i benefici sono anche la metà di quello che si dice, beh, ragazzi, abbiamo fatto super bingo, eh. Però appunto dovremmo testarlo e documentarlo, e quindi questo sarà, diciamo che volendo si possono trovare molti valori di tutto ciò, che può essere appunto le pillole di crescita personale, questo percorso verso, da persona che aveva una vita di 8 ore lavorative, eccetera, eccetera, verso una persona che ha una professione, diciamo un imprenditore digitale, oppure anche il fatto di avere la mastermind, quindi un sacco di attività che tutte messe assieme possono fare un sacco di valore aggiunto, o magari del valore per determinate persone alle quali non interessa tutto, però parte sicuramente sì. E la cosa fighissima, la cosa che unisce tutto incredibilmente e inaspettatamente è questo podcast. Perché? Perché tutte le persone che mi hanno conosciuto, mi hanno contattato, eccetera, eccetera, o meglio, la maggior parte delle persone, mi ha conosciuto tramite il podcast. Quindi cioè, sarebbe stupido, incredibilmente stupido, abbandonarlo o cambiare il format troppo radicalmente. Quindi questo rimarrà comunque il fulcro di aggregazione e di creazione di nuovi contatti che poi arriveranno verso il blog, o comunque vedremo. E dico questo perché appunto può sembrare strano dire, vabbè, spoiler i tuoi piani futuri, quello che vorrai fare è un po' così, perché è come, cioè, come svelare la trama di un film, no? Se uno paga o si iscrive è perché vuole sapere cosa riceverà nel futuro. Se tu gli dici già quali sono i piani futuri, ti sputtani un po' quello che può essere l'hype, l'aspettativa che crei, no? In realtà la conclusione alla quale sono giunto è che le persone, voi, tu che segui questo podcast, non hai bisogno di hype, no? Cioè, cosa serve? Creare aspettativa, fare un bel trailer, fare un teaser, a cosa serve? Serve perché una persona da normale diventi affamata, no? Gli venga un po' il pallino di dire voglio quella cosa là, perché effettivamente Giacomo me l'ha presentata in un modo che wow, non posso farne a meno. Mentre secondo la mia visione di quello che è tutto questo,
le persone che seguono questo podcast, tu che segui questo podcast, sai già che sei affamato di queste informazioni, no? Perché? Perché sei su, sul mio percorso quasi circa. La, la conferma di ciò mi è arrivata dalla Mastermind. Perché? Perché tutte persone arrivate tramite il podcast, tutte persone che hanno le mani in pasta dappertutto, quindi provano questo, provano quello, molti sono liberi, liberi, liberi di sognare, quindi senza lavoro dipendente, e di conseguenza questo podcast è stato, senza bisogno di fare pubblicità o cose del genere, è stato una fonte di mi lodo, dico, di ispirazione o comunque di interesse, dai, di conseguenza non avrebbe senso investire tempo nel creare troppa aspettativa, bensì la cosa che ha senso fare adesso è investire tempo per creare contenuti di valore. Quindi la mia strategia, il mio business plan sarà quello di guadagnare tramite le membership sul sito. Adesso lo ho ben chiaro, in realtà appunto lo sapevo già da qualche mese, adesso sto arrivando a capire anche cosa offrire in più alle persone che si iscrivono a questa membership, quindi questo è un po' il mio piano d'azione futuro. Come promesso, anzi facciamo domani, perché stasera devo fare altre attività, domani aumenterà il prezzo per l'utente oro, come promesso, perché appunto se uno fa delle promesse e poi dice cavoli non le mantiene mai, non gli credo, invece la parola è data, è parola data, quindi il prezzo aumenterà da domani mattina, credo. E quindi se volete iscrivervi stasera potete farlo, domani costerà di più, quindi fate vobis. L'idea è che sta dietro è che tanto se una persona non vuole farlo, se tu non vuoi iscriverti, non lo fai né se costa 2 né se costa 10. Se vuoi iscriverti lo fai sia se costa 2 sia se costa 10. Quindi questa cosa qua è il ragionamento che sta dietro tutto ciò, ed è molto più facile convincere una persona di 5, anche perché tolte le tasse, tolto tutto, deve convincere più di 5 per arrivare a far pari con l'iscrizione di una persona sola. Quindi avanti così, il prezzo aumenta e arriveranno anche i contenuti. Quindi detto questo, ragazzi, prima lo fate meglio è, perché sì, non è che poi ci saranno sconti. Diciamo che ho letto un articolo un anno fa dove parlavano degli sconti, che tu dici fai un'iscrizione ad esempio 10 euro al sito, diventerò milionario, a Natale cosa fai? Ragazzi, per i nuovi utenti 50% di sconto, ma grazie al cazzo. E quelli che sono iscritti per primi, che hanno pagato la tassa completa, l'iscrizione completa, cosa fanno? Se la prendono in saccoccia, dicono vabbè, è andata così. In realtà gli early adopter sono quelli che si meritano un trattamento migliore, quindi in realtà appunto, come hai detto, dovrebbe essere il contrario, quindi a Natale aumenta del 50% se vuoi iscriverti, di modo che chi l'ha fatto prima prenda i vantaggi più grandi, perché ci sta, è giusto così. Ho capito che sia numericamente corretto tirare dentro più persone possibili, quindi ogni tanto scontare il prezzo, però c'è anche da insomma ragionare sul fatto che gli utenti sono persone, sono esseri umani, non sono carne da macello, quindi non sono dei portafogli con le gambe. E quindi questo è quanto, ragazzi. Però appunto ve lo chiedo e ve lo butto là, visto che domani è festa, questa sera ascolterete questo episodio, domani ascolterete questo episodio, vi frullerà in testa magari un'idea, un ragionamento sul mio episodio, su quello che ho idea di fare, e magari direte ma secondo me, ma io, e quindi se stai ascoltando questo podcast e ti viene in mente un ma io, devi assolutamente mandarmi una mail per dirmi qual è questo ma io, perché veramente penso che siano fondamentali i vostri consigli, e anche perché sono assolutamente fuori dal mio modo di pensare, quindi fondamentali e che non potrei trovare da nessun'altra parte, quindi indispensabili. Di conseguenza, se hai ascoltato questo episodio, sei arrivato fin qua e hai qualcosa da obiettare o da consigliare, ti tocca mandarmi una mail a info@diventeromilionario.it, perché di sì. O se no, anzi, te la faccio ancora più facile. C'è il gruppo Telegram, c'è il link in descrizione, ti iscrivi, mandi un messaggio audio che mi ascolterò ben volentieri, dove solo riguardante questa cosa qua, quindi il business plan del futuro.
E questo è quanto, ragazzi. Con questo chiudo. Domani è il 2 giugno, domani non ci sentiamo. Riprendiamo con l'episodio 87 il 3 giugno. In descrizione trovate i soliti link per iscrivervi al sito come utente oro, per votare questo podcast, perché direi che è ora di votare questo podcast, che siamo già a 13 voti da febbraio, quindi arriviamo a 14, e mi fa veramente morire da ridere il fatto che io non sia in grado di strappare una recensione, perché porca puttana, non, cioè veramente non ho idea di cosa possa far scattare il click a una persona di dire vado a farmi sta recensione, perché e io per primo non le faccio, quindi non è che non è una critica polemica, però è veramente c'è, probabilmente c'è un modo che non è ancora stato capito da nessuno per far scattare la scintilla, però è veramente assurda. Cioè, probabilmente c'è un gap tra l'ascoltare e lo scrivere la recensione che fa sì che la gente non lo faccia, ma non lo so. Comunque questa è la mia considerazione finale. Ragazzi, buona serata, divertitevi, domani ci sentiamo giovedì. Ciao ciao.